organizzati concerti, a un evento cittadino che serve per sponsorizzare la città di Singapore in tutto il mondo. E noi facciamo parte di questo sistema a tutto tondo, siamo veramente parte integrante ed è stato proprio questo che ci ha dato punteggio per poter vincere il premio della gara internazionale, appunto, che abbiamo vinto quest'anno e che ci ha portato a casa questo pacchetto per altri 5 anni, tra cui 2 per l'esattezza. Questo poi, come dicevamo, è un punto di partenza perché noi questa professionalità la stiamo proponendo e la stiamo la vogliamo diffondere, vogliamo lavorare in tutto in questa area del mondo, anche perché noi non facciamo solo fra virgolette questo, non facciamo solo motorsport, ma anche illuminazione artistica. Infatti anche per Singapore GP non illuminiamo solo il circuito, ma facciamo anche, ad esempio, i cartelloni pubblicitari, quelli che vengono proiettati nei ponti, che poi saranno visibili benissimo venerdì, sabato e domenica prossima, e illuminiamo anche il fronte del Peak Building, cioè dell'edificio che è di fronte alle Siamo, sicuramente lo siamo, ma siamo italiani e ci apriamo al mondo. Un'altra area che vogliamo sviluppare è sicuramente quella del Brasile, dove noi abbiamo una rete di persone perché lavoriamo là con un'altra azienda del gruppo, e sicuramente anche quella è un'area che è molto promettente per le crescite che sta facendo, sia quindi per la parte sportiva, sia per la parte artistica. Lascerei la parola. Se pensiamo al risultato del campionato del mondo, in quanto c'è una Ferrari che assolutamente non può più perdere punti nei confronti della Red Bull Defect, e credo che sia una gara spaziale, perché penso che se prima del Bull dovesse guadagnare ancora dei punti a vantaggio della Ferrari, come sta già facendo da qualche giorno, Ferrari probabilmente si butterà solo nel programma 2014. Dal lato ancora sportivo, devo dire che è la prima volta che vado a Singapore, perché ho lasciato la Formula 1 prima che venisse il Gran Premio di Singapore, che per me è un'esperienza tecnica anche, perché vado a toccare con mano quello che ho visto in televisione, quindi voglio toccare con mano il paragone della luminosità, quello che peraltro i miei ex colleghi o piloti hanno già confortato con pareri positivi, quindi anch'io vado a vedere, soprattutto in funzione dei progetti futuri, non solo lontano dall'Italia, ma anche in Italia.